Buonasera a tutti. Nel novembre del 2005 l'Assemblea delle Nazioni Unite istituì la giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto e per far sì che non si dimentichino certe atrocità che sono avvenute. C'è un adagio ebraico che dice: se tu uccidi un uomo, uccidi il mondo. E noi vogliamo cercare, anche con l'evento di questa sera, di porre la sensibilità e l'attenzione di tutte le persone su questi temi. Purtroppo la Shoah non è stata l'ultima violenza negli ultimi 70 anni. Purtroppo dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono state tante violenze, tante guerre, tanti eccidi in ogni parte del mondo, e questo ha messo in luce solo ed esclusivamente la malvagità che l'uomo può raggiungere. Ologramma questa sera, Ologramma ormai è una, credo, una realtà riconosciuta e apprezzata nel nostro territorio, e questa sera per il terzo anno consecutivo farà un concerto con canti e letture per il terzo anno consecutivo qui al Forum Monzani, e questo è stato possibile anche grazie al contributo e all'aiuto sia del Comune di Modena, ringrazio l'assessore Cavazza che è presente, e al contributo e all'appoggio della banca, della Viperbanca, c'è il dottor Trabucco presente a nome della Popolare, che ci ha già minacciato di chiederci di farlo anche l'anno prossimo. Vedremo se il successo di questa sera ci consentirà di fare questa cosa. Volevo anche ricordare il titolo dell'evento di questa sera, che chiude in un certo senso la trilogia iniziata 2 anni fa. Questa sera l'evento è intitolato Donne, i silenzi delle memorie. Memorie perché noi non vogliamo ricordare solo la Shoah, ma anche tutte le altre situazioni che coinvolgono in particolare le donne, sia per quanto riguarda le violenze che hanno subito, ma anche per i risultati che hanno raggiunto nelle conquiste sociali e nella conquista della libertà della società nella quale loro vivono. Io voglio fare un ringraziamento particolare anche ai volontari dei Vigili del Fuoco, che sono presenti, all'azienda USL di Modena. Infine un ringraziamento alle scuole degli Ologrammini e alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo delle Scuole Cavour. Ora prego Roberta Frison di entrare per dare inizio al concerto. Thank you.
paura muove gli uni e l'odio gli altri, ogni altra forza tace, intorno tutto è distruzione e morte. Come potrò parlare di questa offesa, la demolizione di una donna? Se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci discese nell'anima il dolore antico e ci dicemmo cose che non si dicono fra i vivi. Continua a credere nel senso profondo di questa vita. Ti sembrerà incomprensibile, ma trovo la vita così bella. Le mie rose si sono completamente schiuse. Mentre ero là in quell'inferno, hanno continuato silenziosamente a fiorire. La convinzione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo. Si deve sapere per quali motivi si lotta e si deve cominciare da noi stessi, oggi e qui, ogni giorno da capo. Da ottobre ad aprile, su 10 di noi, 7 moriranno. Oggi è qui, il nostro scopo è di arrivare a primavera, di altro ora non ci curiamo. In me scorrono i maestosi fiumi e si innalzano le grandi montagne. Dietro la mia paura si stendono le vaste pianure della mia calma e del mio abbandono. Ci portiamo dentro proprio tutto, Dio e il cielo, e l'inferno e la terra, e la vita e la morte e i secoli. Kun prega ad alta voce, loda Dio e lo ringrazia perché lui non è stato scelto. Ma nella cucetta accanto, Beppo, il greco, che ha 20 anni, domani andrà in gas e lo sa. Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kun. Riposare in se stesse. Così io sento la vita, io riposo in me stessa. E questa parte più profonda e ricca di me in cui riposo, che io chiamo Dio. L'alba ci colse come un tradimento, ci salutammo e fu breve, ciascuno salutò nell'altro la vita. Thank you.
Ariani. Qualcuno di loro, incuriosito, ci osserva da lontano per vedere come sono fatti i bambini ebrei. Oggi, nel ricordo del mio proprio giorno di scuola, sento vivo il dolore di allora, la diversità imposta, l'emarginazione, e poi seguirò la persecuzione, la fuga e la clandestinità. Pioveva quel giorno. Era il 16 ottobre 1943, quando Roma assistette alla retata e alla deportazione di tanti ebrei. Catturarono intere famiglie e le avviarono al campo di Auschwitz. Giusti fra le nazioni sono oggi riconosciuti coloro che protessero e salvarono ebrei dalla deportazione e dalla morte. Tra di essi Claudio Garzilli, che quel giorno aprì la porta della sua casa mentre convulsamente scendevamo le scale per fuggire e accolse me e mia sorella. Così ci salvammo. Ma per tanti la vita andò diversamente. Furono le vittime di quella indicibile violenza attuata nella sostanziale indifferenza delle persone comuni. Alcune rimasero irretite delle promesse dei passatori che in cambio di cifre enormi aiutavano i fuggiaschi a valicare il confine con la Svizzera, ma spesso ad attenderli c'erano le pattuglie delle SS. E quando oggi sento le storie degli scafisti, ripenso a quei passatori del confine italiano, queste figure che oggi come allora fanno commercio della vita umana. E in mezzo c'è tanta indifferenza. Tu non restare indifferente. Tu voltati. Voltati sempre a guardare l'altro. Und ich selber hab noch nie
Ma anche di piccoli gesti che aiutano a sopravvivere, di donne che si stringono fra loro tentando di fare fronte al gelo, al fango, alla violenza, di cuori che continuano a battere, nonostante tutto, contro tutto.
Lessi quelle righe e ogni parola si imprimeva nella mia mente. Le bimbe, le mie bambine che avevo lasciate fuggiasche e nascoste, erano salve. Ero a Birkenau da 2 mesi. La ragazza greca mi urtò, io la afferrai per le spalle e la mandai a sbattere lontano urlando tutte le ingiurie dei lager. Da 2 mesi respiravo violenza. E violenta ero diventata, senza accorgermene. Ebbi un lampo di coscienza e mi vidi un essere stravolto e urlante. Ero proprio così, così ero diventata. Grazie a quel lampo decisi, volevo rimanere umana. Lo decisi, lo giurai, rimanere umana. C'erano gesti apparentemente frivoli senza importanza, che rappresentavano invece piccoli atti di resistenza. Come Jeannette, che il sabato, quando oltre al pane ci davano un cucchiaio di margarina, sfruttava le ultime tracce di unto rimaste sulla mano per lustrarsi il contorno degli occhi. Margarina come crema antirughe. O quando, come pazze con la fame che avevamo, ci scaldavamo l'animo scambiandoci ricette. E ricordo che, ormai abituata al linguaggio brutale del campo, una francese si rivolse a me con il voi. Oh, bonjour madame, comment ça va? Mi commosse fino alle lacrime. Stranamente, provo un meraviglioso benessere. Deve essere questa la felicità. Mi abbandono ed è dolce abbandonarsi alla morte. Sapere che si è finito di soffrire e di lottare. La vertigine dura meno di un lampo. Torno in me per gli schiaffi che viva mi dà mentre continua a ripetere il mio nome. La voce si fa dura. Coraggio, in piedi! Sono appesa a lei che mi ha sostenuto, evitandomi di cadere nel fango, nella neve, da cui non ci si rialza. E devo lottare per scegliere tra la coscienza, che è sofferenza, e l'abbandono, che era felicità. Scelgo perché viva mi dice coraggio in piedi. Non discuto il suo ordine, però ho voglia di cadere una volta,
una volta soltanto, poiché sarà la sola. È così facile morire qui. Basta soltanto lasciare andare il proprio cuore. Viva non ha più la voce brusca e chiede, va meglio? E la sua voce è così piena di tenerezza che rispondo, sì, viva, sto meglio. Thank you.
e gli gettò le braccia al collo. «J'embrasse en vous la France, monsieur!» Qualcosa allora si sciolse in noi e scoppiamo in lacrime. Ci abbracciammo tutte, finalmente persuase della nostra libertà.
ma i liberatori vollero essere anche conquistatori. Sfondano la porta ed entrano quattro tizi armati fino ai denti. Dopo aver fuggato nelle stanze, si mettono in cucina a bere. Cerco di scivolare nel buio del corridoio. Sto per salire le scale quando uno mi afferra da dietro. Zampe enormi, odore di acquavita. Mi trascina per il corridoio. Non riesco a immaginare quale dei quattro sia. Mi scarica sul letto. Poi bercia qualche mozzicone di frase e si sdraia su di me. A Berlino, nei soli mesi di maggio e giugno 1945, vennero stuprate dai soldati dell'Armata Rossa almeno 100.000 donne tedesche. Per decenni nessuno ha parlato, erano i liberatori. Le vittime sentivano quella violenza come una vergogna, temevano di venire cacciate dalla famiglia, rifiutate dai mariti, giudicate dalla società. L'identico silenzio coprirà in Italia la condotta criminale degli eserciti alleati. Nel 1944 i soldati coloniali inquadrati dalle truppe francesi attuarono una serie impressionante di saccheggi e stupri di gruppo. La denuncia di questi eventi avrebbe rischiato di mettere in crisi gli equilibri dei rapporti internazionali dell'Italia del dopoguerra. Così si preferì tacere. Nella storia questo odioso rituale viene celebrato in tutte le guerre. In questi mesi è accaduto in Siria e prima in Congo, in Bosnia, in Sierra Leone, in Ruanda, nel Kosovo, nella guerra del Golfo. L'elenco è lungo quanto l'elenco delle guerre e non esclude certo gli italiani. Si macchiarono di questi crimini in Grecia, in Jugoslavia, nei territori coloniali. La camera aveva solo un grande letto, l'unica finestra aveva le persiane inchiodate e la luce veniva da una lampadina che pendeva dal soffitto. Per 3 mesi è rimasta sempre accesa e per 3 mesi mi sono coperta solo con la camicetta, l'unica cosa che mi avevano lasciato. È il drammatico racconto di Lisetta, musulmana bosniaca, rinchiusa a solo 16 anni nel campo bordello delle truppe serbe. L'uomo, si dice, e noi pensiamo a chi cade, a chi è perduto, a chi ha fame, a chi è perseguitato, a chi viene ucciso. Pensiamo a tutto quello che in lui è offeso. Noi sempre ci immedesimiamo con gli offesi. E chi ha offeso che cos'è? Mai pensiamo che anche lui sia l'uomo. Che cosa può essere d'altro? Sorriso.
della resistenza è scegliere di restare umani in un mare di disumanità. È nel buio e nel disorientamento dell'8 settembre che la resistenza si organizza e si radica nel territorio. Per qualcuno è una scelta naturale già maturata nella militanza, per altre segna un momento di discontinuità. La decisione che dovevo prendere mi metteva in agitazione, perché da una parte avevo finalmente trovato un buon lavoro, dopo anni di miseria, e dall'altra avevo capito che qualcosa di nuovo era sorto dentro di me e attorno a me. Ero disposta a distribuire stampa clandestina, a friggere manifesti illegali, accompagnare al sicuro perseguitati politici o razziali, portare messaggi e viveri alle formazioni. Ero però certa che non avrei mai potuto uccidere nessuno. Non ero disposta a portare armi e nessuno mi forzò a farlo. Io mi vestivo da partigiano con i pantaloni. Avevo sempre la pistola con me e misi subito in chiaro le cose. Volevo combattere fino in fondo e partecipare anche alle azioni armate. È una rivoluzione dal sapore totale. Liberare il paese dalle barbarie è solo il punto di partenza per la realizzazione di una società più equa. È stato il periodo più bello della mia vita. Mi ha fatto maturare più di ogni altra cosa. Nell'autunno del 1943 le donne più consapevoli formarono i GDD, gruppi di difesa delle donne e assistenza ai combattenti. Si fa strada l'esigenza di un mondo nuovo, di giustizia sociale, di dignità per i lavoratori, di uguaglianza tra uomo e donna. Se devo dire che cosa caratterizzava i nostri gruppi clandestini, ecco, io mi ricordo l'amicizia, la solidarietà e soprattutto l'uguaglianza. Raccoglievamo da mangiare e indumenti per i partigiani della montagna. La sera andavamo nelle case a fare delle riunioni per l'emancipazione della donna, per il diritto al voto. Si parlava di quello che dovevamo fare dopo la guerra, e come costruire asili, il doposcuola. Abbiamo organizzato l'UDI l'8 marzo. Era l'8 marzo del 44. Avevamo come base il discorso di Togliatti. Poi l'8 marzo del 45 riuscimmo a organizzare la prima festa della donna. Fu nel piazzale davanti al salumificio Frigeri di Paganini. Rimanere da parte era come tradire tutti i sogni, tutto quello a cui credevo, le cose belle che mi avevano insegnato mio padre e mia madre. Era come tradire me stessa. Ognuno di noi veniva da esperienze diverse, da origini diverse, però i sogni erano uguali. Combattere per finire la guerra, combattere per una società più giusta. La resistenza mi ha lasciato la consapevolezza e anche l'orgoglio di aver partecipato, di aver vissuto questo periodo terribile, però nello stesso tempo pieno di solidarietà e di fratellanza tra di noi. E questo non lo dimenticherò mai. Papa, venha.
eravamo contente come Pasque a scorazzare per Modena, a fare le manifestazioni. Non si è mai visto un movimento così. Ma la rivoluzione rimarrà a mezzo e fu chiaro fin da subito. Alla sfilata della liberazione, solo qualche donna sfila con gli altri partigiani. Mamma mia, per fortuna non sono andata anch'io. Qualcuno commentava con ironia e qualcun altro arrivava a dire che erano donne di compagnia. Mi ricordo che mi sono detta è la nostra festa e sono andata davanti al municipio col fazzoletto rosso al collo. Certa gente mi schignazzava in faccia. Qualche voce diceva va a fare la calzetta. Mi era venuta voglia di andare in cantina a prendere le armi e poi fargli vedere. La riluttanza a far sfilare le partigiane nei cortei della liberazione non è che il preludio del silenzio che per lungo tempo coprirà tante storie vissute da queste donne. Silenzio delle istituzioni, anzitutto, ma silenzio delle donne stesse che si sono volontariamente emarginate dalle cerimonie e dalle manifestazioni celebrative, per rabbia, per amarezza, per tutti i sogni e le speranze cadute. Io pensavo a un altro mondo, nel senso, diciamo così, sociale, perché se uno mi avesse detto, finita la guerra di liberazione, che per 50 anni si faceva così, guarda, sarei impazzita. E poi invece è successo. Io ho deciso di parlare della mia esperienza partigiana dopo 30 anni, nel 1974, a seguito dell'attentato terroristico compiuto a Brescia da un gruppo neofascista. Non riesco a sopportare che dopo i massacri, i giovani uccisi e torturati, si debba ancora vedere tutto questo. Mi domando se valeva la pena di sacrificarsi tanto. Visto come va il mondo, c'è quasi da vergognarsi a parlarne, dare la vita come hanno fatto molti nostri amici, tutti quelli che dal fronte non sono poi tornati, e i civili morti sotto le loro case bombardate, e dire che pensavamo di diventare tutti come fratelli. L'inserimento nella vita associativa femminile, partitica, sindacale e di genere rappresenterà per molte il naturale prolungamento di un impegno percepito come irreversibile. Un tipo di donna nuova, libera da ogni pregiudizio, cosciente dei suoi diritti, della sua funzione nella società e nella famiglia. Con un grande sogno. La realizzazione di una società nuova basata su rapporti sociali, democratici ed egualitari. E si potevano mangiare anche le fragole.
Senti che fuori piove.
Nemmeno in me stessa c'era più nulla di riconoscibile. La guerra aveva risparmiato la mia vita, ma cancellato la mia identità. L'anima, quella di prima, era sepolta per sempre. La gente non voleva ascoltare, non voleva credere. O insinuava sospetti su chissà quali modi erano serviti a ottenere la salvezza. Allora non c'è più nulla che ti assomigli. Io non ho mai smesso un minuto di ricordare quanto è accaduto. All'inizio ho tentato di raccontare, ma ho smesso subito. La solitudine. Mi sentivo così estranea a tutto, che ora la solitudine era maggiore di prima, perché non c'era la condivisione con le altre compagne. Là eravamo tutte prigioniere, tutte oppresse dello stesso dolore. Qui io non ero più niente. La solitudine entra dentro di te. Non la senti arrivare, ma giorno dopo giorno senti dentro un vuoto che non riesci a fuggire. Ti abbandoni in un mondo tuo e nessuno ti ascolta e nessuno ti comprende. Avevo tanto lottato per essere viva, per tornare, per sperare e ancora sperare. Ora ero un essere disgraziato che voleva morire. I primissimi tempi avrei tanto voluto parlare, ma non trovavo orecchie che mi ascoltassero. Non avevo nessuno che mi amasse, così tanto da dire: non ti capisco, ma ti accetto come sei. Sono comunque felice che tu sia qui. Sarà la penombra a velare il rossore del volto quando saremo vicini. Osserverai le mie ferite o farai finta di nulla. Le sfiorerai con le dita, percorrerai le crepe dell'anima. Sotto la pelle batte allo stesso modo il cuore. Il mondo dopo Auschwitz non è diventato migliore. Eppure io l'avevo creduto. Durante la marcia mi facevo forza, dicendomi: forse io non ne uscirò viva, però dopo questa immane tragedia il mondo non potrà più essere quello di prima, dovrà per forza essere un mondo migliore, non può essere stata una sofferenza inutile. E sono arrivata a casa con questa idea. Ma è come se fossi precipitata in un mondo piccolo e meschino. E poi tutte queste guerre, tutti questi eccidi che continuano nel mondo. Ah!
tempo in tante qui. Quando lui mi ha ammazzata, i giornali hanno scritto delitto passionale. Ma credetemi, la passione non c'entra. E quasi mai c'entra la pazzia, anche se i titoli dei telegiornali ci dicono raptus di follia. Il fenomeno però è democratico. Non fa distinzione di cittadinanza, di cultura, di religione. Le Nazioni Unite hanno più volte ammonito lo Stato italiano per l'inefficacia del suo impegno nel contrastare la violenza alle donne. L'Italia è all'80° posto della classifica mondiale. Prima di noi, nella tutela dei diritti delle donne, ci sono Ghana, Kenya, Perù, paesi in cui i nostri pregiudizi vorrebbero relegare questi problemi. L'autore del delitto è quasi sempre il compagno attuale, o l'ex, ma l'omicidio è solo l'ultimo atto. Per le vittime il calvario comincia molto prima, con una montagna di soprusi e dolore, quasi sempre subiti nel silenzio, a volte ingabbiate in un rapporto da cui sono dipendenti. Le donne non riconoscono la violenza o la trattano con indulgenza, soprattutto quando proviene dal proprio uomo. Il 93% delle violenze inflitte dal coniuge o ex partner non viene denunciato. Uomini sopraffatti dalla rabbia e dal dolore, che hanno visto crollare la propria immagine di fronte alle differenze e alle divergenze con cui non sanno confrontarsi. Sono in preda alla paura per una situazione che non riescono a controllare e che contraddice le loro idee sulla coppia e sulla vita. Pieni di risentimento, perché si sentono svalorizzati, si armano di violenza credendosi vittime di ingiustizia. C'è un errore nel modulo. Qui c'è scritto deceduta il 3-6-2009, morte dovuta al numero 8 pugnalate, eccetera, eccetera. Non è così. Ditelo al criminologo, l'indagine è tutta da rifare. Che mi importa se l'ha detto anche Bruno Vespa? Non è così. Io sono morta prima, molto prima. Per l'esattezza, 6 anni prima, durante il viaggio di nozze, quando è arrivato il primo ceffone. Stai attenta a come ti muovi, che tu sei mia. Hai capito? Ho visto come hai guardato quel tipo nella oro e giù un altro ceffone. Ma che dici? Io neanche mi ricordo che c'era qualcuno giù. Al terzo ceffone, che era quasi un pugno, sono caduta a terra. Quando è tornato dal bar, sapeva di whisky. È venuto a letto e mi ha carezzato i capelli e la ferita. E abbiamo fatto l'amore, o meglio, l'ha fatto lui, perché io dentro ero già morta. Ecco perché, quando 6 anni dopo mi ha uccisa col coltello del pane, io non c'ero già più da tanto tempo. You and me, l'abbonamento ideale per chi non può fare a meno di mandarti 100 messaggi al giorno. E lui ne mandava anche di più. Le amiche me lo invidiavano, il mio nuovo fidanzato. Sempre attento, premuroso, voleva sapere tutto di me. Dopo un anno ero esausta e l'ho lasciato. È diventato un altro. Mi aspettava sotto casa, al lavoro, dalle amiche. Scopriva sempre dov'ero. Poi le minacce, sempre più fitte. Ho cambiato la scheda telefonica, la macchina, la casa, ma mi trovavo sempre. Non volevo denunciarlo. Per colpa mia stava già tanto male, poveraccio. Poi mi dice che ha capito di avere sbagliato. Vuole vedermi un'ultima volta per chiedermi scusa e salutarmi. Come negargli un semplice appuntamento? Ho sentito uno sparo e poi il buio.
la serratura ha detto che mi ammazza. La cambio? Non la cambio? Non l'ho cambiata. Così è entrato tranquillo con le sue chiavi. Non ricordo bene come siano andate le cose, però ricordo le sue mani che mi strangolavano il collo. Poi non ho sentito più niente. Era bravo con il ragazzino, lo portava a vedere le partite. È stato quello che mi ha ingannata. Se uno è buono con il ragazzino, è buono anche con me, pensavo. Me l'avevano detto al centro antiviolenza. Cambia la serratura. Ma io avevo paura che mi ammazzava. Sui giornali hanno scritto raptus improvviso di follia. Ma l'aveva già detto a tutti che mi avrebbe ammazzata. Se cambia la serratura l'ammazzo. Così io non l'ho cambiata. E infatti è entrato e mi ha ammazzata. Non c'è una logica. Scusate, glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che ci avevano ragione. Aveva 40 anni più di me. Mohamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Mia madre l'ha sposata a 13 anni e mi ha detto: segui il tuo destino e vedrai che la vita passa presto. Ma poi al mercato io ho incontrato lui e il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Ogni giovedì al mercato di Tabriz su un letto di damaschi. Tutti mi chiedono: come morire sotto una pioggia di pietre? È il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. Oh,
was a nice day. Niente vale quanto la vita.
non i tesori che la città di Troia possedeva, non le ricchezze che racchiude il tempio di Apollo. La vita dell'uomo non ritorna indietro, non si può ricomprare quando il fiato è uscito per l'ultima volta. La pace non è solo il contrario della guerra, è qualcosa di più. La pace è un insieme di condizioni in cui l'uomo può vivere liberamente e in piena dignità. Che differenza c'è tra morire per un colpo di fucile o per la mancanza d'acqua? Il peccato originale della cattiva distribuzione delle risorse è ancora lì, come un incubo per il futuro e per la sicurezza delle nostre società. Serve un cambiamento di paradigma per una nuova economia e una nuova democrazia che portino in sé i semi della giustizia, della dignità, della sostenibilità e della pace. Il pan de cada boca, de cada hombre. Per ogni bocca, per ogni uomo. En cada día llegará. Ogni giorno arriverà. Perché fuimos a sembrarlo. Perché andamo a seminarlo. Non para un hombre. Non per un uomo. Sino para todos. Ma per tutti. La vida para todos los hombres. La vita per tutti i popoli. Repartiremos la tierra, la belleza, el amor. Divideremo la terra, la bellezza, l'amore. Dobbiamo ritrovare l'umiltà di chi sa di ricevere la vita sempre e soltanto all'interno di una relazione. Di fronte alla globalizzazione dobbiamo assumerci le nuove responsabilità per un mondo che attende una trasformazione profonda e ineludibile. Il nostro futuro è affidato a questa rivoluzione, una rivoluzione che riguarda la visione della vita. Dobbiamo scegliere se considerare la vita un diritto inalienabile o una merce. Tutte le specie, tutti gli esseri umani e tutte le culture hanno un valore intrinseco. Tutti i membri della comunità terrena, inclusi gli esseri umani, hanno il diritto naturale di provvedere al loro sostentamento. Hanno diritto al cibo e all'acqua, alla conservazione del loro spazio ecologico. Vanno tutelati e garantiti la dignità e il rispetto di ogni forma di vita, delle donne e degli uomini, di ogni provenienza e cultura, delle generazioni presenti e di quelle future. Nel mondo c'è questa umanità che sta cambiando le cose. Il movimento delle donne per la pace, Women Wage Peace, è nato 2 anni fa in Israele. Nell'ottobre scorso ha promosso una marcia lunga 200 chilometri che ha visto donne ebree, musulmane e cristiane unirsi in un cammino per la pace verso Gerusalemme, nella convinzione che la pace non è un'utopia, ma una necessità. Hanno composto questa canzone, La preghiera delle madri. Thank you.
per la pace accanto alle vostre sorelle palestinesi. Sappiate che la pace del mondo diventa possibile solo quando le donne si sollevano per il futuro dei loro figli. Spero che continuerete a lottare per la pace in un mondo così costruttivo e non vedo l'ora di potermi unire a voi. Grazie per i figli di Israele, grazie per i figli della Palestina, grazie, pace, shalom. Strong, I learned a lot of carry on.
del gruppo corale orchestrale Ologramma, ringrazio tutti voi e credo di interpretare il vostro pensiero nel ringraziare anche tutti gli artisti che hanno accompagnato il gruppo Ologramma questa sera. Carlo Stanzani, che ha costruito e ha fatto da regista per questa serata di successo, i ragazzi delle scuole, gli ologrammini, e a questo punto credo che il grazie maggiore debba essere dato a Roberto Fuggioli per la carica e l'entusiasmo con cui guida tutti questi ragazzi. Ogni anno i fiori regalati dal marito.